Dopo la Francia e la Croazia, anche in Grecia gli italiani si scontrarono con i tedeschi sulla questione degli ebrei. I tedeschi occuparono parte della Grecia settentrionale ed i loro alleati bulgari si impadronirono delle province di Tracia e Macedonia. Ma i tedeschi furono particolarmente generosi con gli italiani e lasciarono la maggior parte del paese, compresa Atene, sotto il loro controllo. Ma mentre gli italiani occupavano il territorio più vasto, la maggioranza degli ebrei si ritrovarono sotto controllo tedesco. 13.000 vivevano nella zona italiana, ma 60.000 erano nella zona tedesca, la maggior parte nella città di Salonicco. Come ha scritto lo storico Raoul Hilberg, questa fu una fatalità geografica. Per più di un anno gli ebrei non furono disturbati, ma un sabato di luglio del 42 le loro illusioni si frantumarono. L'esercito tedesco costrinse 7.000 uomini a radunarsi nella Piazza della Libertà per essere registrati per i lavori forzati. Furono malmenati ed umiliati e alla fine mandati a lavorare in paludi infestate dalla malaria, dove molti morirono. 8 mesi più tardi iniziò l'eliminazione sistematica dell'intera comunità ebraica. Il capitano degli SS, Wislizeni, confiscò tutti i loro beni, li obbligò a portare la stella gialla e li concentrò in un campo nel quartiere denominato Baron Hirsch, dal nome di un filantropo ebreo che lo aveva costruito all'inizio del secolo. In convogli di 2.400 persone alla volta furono stipati in carri bestiame e deportati ad Auschwitz. Poteva esserci un barlume di speranza per le donne italiane che avevano sposato ebrei greci e perso la loro nazionalità. Se avessero divorziato, il console italiano avrebbe restituito loro la nazionalità originaria e in quanto cittadine italiane, i tedeschi non avrebbero potuto deportarle. Daisy Nachmias era una delle 14 donne che riacquistarono la nazionalità italiana in questo modo ed era sul punto di essere liberata. Le fu detto però che i suoi 2 figli dovevano rimanere con il padre greco, Moïse, per essere deportati in Polonia. Il console italiano insistette che i bambini venissero rilasciati insieme alla madre e alla fine i tedeschi dovettero cedere. Naturalmente era molto crudele abbandonare i nostri mariti, ma questo era un modo per salvare i nostri bambini. E così potemmo uscire dal campo, lasciandoci alle spalle parte della nostra vita. Fu molto duro. Il capitano Lucillo Merci era incaricato di presentare ai tedeschi le richieste italiane per la liberazione di ebrei. Molti sopravvissuti lo ricordano bene, perché fu lui a scortarli fuori dal campo dopo il rilascio. Ho incontrato Merci nel 1985, poco prima della sua morte. Mi ha mostrato il diario tenuto durante la guerra, dove ricorda gli sforzi che fecero gli italiani per salvare gli ebrei. Ma mentre alcuni venivano salvati, le deportazioni continuavano. Mentre eravamo nel campo, aspettando di sapere se mia moglie e i miei bambini sarebbero stati rilasciati, le deportazioni continuavano. È arrivata la sera in cui mia madre, mia sorella e il resto della famiglia dovevano far parte del convoglio. In quel momento mi chiesi: che devo fare? Se parto con mia madre e il resto della famiglia per aiutarli, non saprò mai se mia moglie e i miei figli si sono salvati. È stata una vera e propria crisi di coscienza. Che fare? Seguire mia madre e mia sorella, che hanno bisogno di me, o aspettare per vedere se mia moglie e i bambini verranno liberati? Andai da mia madre e dissi: mamma, figlio mio, so cosa sei venuto a dirmi. Sentiti libero, non sentirti in colpa. Dio ci assisterà.
Noi partiamo. Tu devi rimanere con tua moglie e con i tuoi figli. E allora, quando vidi passare il convoglio con mia madre e il resto della famiglia, fu il momento più terribile della mia vita. Ci siamo guardati. Ci siamo detti addio. Non li ho accompagnati fino ai vagoni, per paura di essere preso anch'io. Per me quello fu il giorno più nero della mia vita. Ma sapevo di aver fatto il mio dovere verso mia moglie e verso i miei figli. Agli ebrei di Salonicco era stato detto che sarebbero stati risistemati in Polonia e i tedeschi avevano perfino cambiato le loro dracme greche con assegni emessi da una banca polacca. Molti morirono nei carri bestiame durante i 5 giorni di viaggio verso Auschwitz ed in pochi mesi la comunità ebraica di Salonicco aveva cessato di esistere. 43.000 ebrei erano morti. Era l'ultimo convoglio che partì il 6 giugno 1943. Eravamo rinchiusi nella sinagoga. Ci avevano raggruppati prima di essere caricati sul treno. Fino all'ultimo minuto non sapevamo se saremmo partiti con tutti gli altri greci o se saremmo rimasti. Fu una lieta sorpresa che quando iniziarono a far uscire i 2.400 ebrei dalla sinagoga, chiamarono quelli che avevano qualche parentela italiana. Ci misero in un angolo. Eravamo 14 uomini. Ci siamo guardati. Erano circa le 3 del mattino e sembrava che saremmo rimasti vivi. Ma perché ha protetto non solo ebrei italiani, ma anche ebrei greci? Io sono arrivato a Salonicco che gli ebrei italiani erano trattati come quelli greci. Problema questo per me molto semplice perché implacabilmente, ho detto ai tedeschi, gli ebrei italiani sono trattati dal governo italiano e non da voi. Come? Gli ebrei italiani stanno sotto la bandiera italiana, perciò seguono la legge italiana, perciò voi non vi occupate più degli ebrei italiani, che sono affari miei. Poi per gli altri ebrei naturalmente sono venuti al consolato d'Italia a implorare, a baciarmi le scarpe, dovevo impedirlo. In tutti i caffè andavano a parlare, i tedeschi mi riferivano che venivano a fare manifestazioni davanti al consolato, dico qui mi bruciate, più che voi fate sapere, più che voi parlate di me, più mi bruciate. Però di fronte a questa richiesta di umanità lei cosa avrebbe fatto? Gli italiani mi diedero un certificato che riportava il mio nome, la mia data di nascita e che attestava che ero di Trieste. Ma lei era greco, nato a Salonicco. Il legame con Trieste era che i genitori di mia moglie erano sudditi italiani, nati a Trieste. E te, nativi di Trieste. Ma i tedeschi contestavano la validità di questi documenti, nonostante la sua firma, no? E io dicevo, i tedeschi, qui c'è la bandiera italiana, sotto la bandiera italiana, so io cosa devo fare, non lei. Lei deve rispettare la bandiera italiana che io rispetto quella tedesca. Questo sono i due. Ma dice lei, non segue gli ordini del suo governo. No, questo non lo deve dire lei. Perché io finché sono qui vuol dire che c'è l'approvazione del mio governo. Come c'è lei? Perché c'è lei? Perché lei c'ha la protezione del suo governo, no? Il suo governo accetta quello che lei fa. Ed è contento. Quando lei, no, il suo governo non lo accetta, chiamerà. Quando io non seguirò più le direttive del mio governo, mi chiameranno. Come? Era vero che lei aveva l'approvazione del suo governo? No, ai primi tempi non l'aveva per niente, è venuta dopo. Ma però ero convinto che quelle mie idee erano quelle generali. E quanti ne ha rilasciati? Non lo so, ma certamente a centinaia si dovrebbe dire. Anche sapendo che erano falsi? Lo sapevo bene, no? Che io non so se è italiano o non è italiano, come? Per quello che ci mettevo provvisorio, perché io dicevo che era italiano, e però volevo conferma. Come? Però li davo coscientemente che non aveva niente a che fare con la cittadinanza italiana. Cosa dovevo fare per salvarli?
Ai 13.000 ebrei che vivevano sotto l'occupazione italiana nella Grecia meridionale, si aggiunsero centinaia di rifugiati di Salonicco, che entrarono nella zona con o senza aiuto italiano. Il diplomatico di più alto rango in Grecia era Pellegrino Ghigi, assistito da suo cugino, Antonio Venturini. Ghigi era a distanza ad Atene, ma la documentazione dimostra che diede al console Zamboni il suo pieno appoggio. Lei appoggiava il rilascio di documenti falsi? Non credo fossero falsi, erano molto, molto... quello che è citato lì aveva avuto una moglie italiana, sarà stata alla Dante Alighieri, sarà stata a scuola, aveva fatto dei viaggi in Italia. Aveva intenzione... Ma non erano italiani? No, ma aveva intenzione di essere protetto italiano, di essere considerato nell'ambito della cittadinanza. E questo arrabbiava molto i tedeschi, però a lei non interessava questo? No. Capirà allora poi. Non era mica suddito tedesco, io no. Ma lei non sapeva che questi ebrei erano destinati a morire in Polonia? Perché ha agito così? Lei non sapeva che li salvava dalla morte? Perché le condizioni del trasporto, secondo il rapporto di Zamboni, erano da spezzare il cuore. Erano buttati in questi vagoni senza acqua, senza... spezzava il cuore, però mi ricordo la frase spezzare il cuore che dice sì. Zamboni. Però l'atteggiamento dei tedeschi ha svegliato in voi dubbi sulla correttezza di un'alleanza con loro? Certamente. Altro che dubbi. Un anno dopo era in guerra contro i tedeschi. E l'atteggiamento agli ebrei c'entra qualcosa? È una delle ragioni, io direi di sì, non lo so. Beh, è stato come fa lei un cocktail a mettere... È stato uno dei motivi come che fa? Ha accelerato un determinato processo di divorzio tra un regime che abbiamo servito e al quale, almeno parlo personalmente, avevamo creduto e molto creduto, e invece quella che era invece mutata nella realtà quotidiana della politica italiana. Il primo giusto a cui facciamo riferimento rispondeva al nome di Guelfo Zamboni, e noi guardiamo a lui come una figura intermedia tra quelle di cui ci occuperemo. Un personaggio di moderata visibilità, con un incarico piuttosto prestigioso e una posizione salda, ma che non l'avrebbe reso immune da ritorsioni e sanzioni. Zamboni era un uomo ben inserito nella società dei suoi tempi, iscritto ovviamente al partito fascista. Una persona obbediente, ma non cieca, che non avrebbe potuto permettere di diventare complice di un potere centrale impazzito, dal quale però non poteva prendere apertamente le distanze. Guelfo Zamboni era il console generale d'Italia a Salonicco durante l'occupazione nazista. Questa è la situazione che si trovò di fronte al suo arrivo. Gli ebrei adunati alla mattina dell'11 nella Piazza della Libertà ammontavano a circa 7.000. Fu invitato ad assistere in qualità di console italiano. Ci andai per curiosità, perché era mio dovere. Capii solo successivamente che era un modo questo per i nazisti di vedere quanti avrebbero obbedito a queste chiamate. Durante la adunata, quelli che sono arrivati in ritardo, quelli che per ripararsi dal sole si mettevano qualcosa in testa o portavano occhiali abbruniti, sono stati sottoposti a brutali maltrattamenti. Picchiavano per sfogarsi, per crudeltà, per fargli perdere qualsiasi punto di riferimento e costringerli ad obbedire per paura. Molti svenivano, i vecchi soprattutto, e allora loro, i nazisti, per svegliarli, gli mettevano la testa in sacchi pieni di acqua. Qualcuno morì affogato. Non sono potuto rimanere oltre. I tedeschi tutti intorno ridevano. Io mi sono vergognato, come un ladro. E nel suo caso, come in molte occasioni, la vergogna si è rivelata un motore molto utile, che lo ha spinto a non fermarsi, ad ammettere, ad accettare la propria impotenza. Guelfo Zamboni ha fatto tutto quello che era in suo potere. Rilasciò certificati di cittadinanza a 350 ebrei greci, che non avevano la minima nozione della lingua italiana, cercando di cavar fuori dal loro albero genealogico qualche sottile collegamento con la popolazione italica. Questo è quello che Zamboni ha detto a questo proposito. Sapevo bene che i certificati erano falsi. Li rilasciavo coscientemente a persone che non avevano niente a che fare con la cittadinanza italiana. Ma cosa dovevo fare per salvarli? La figura di questo diplomatico,
ordinario ma prezioso, ci fa considerare come anche nella burocrazia possa emergere un lato di insperata utilità e rassicurante umanità.